Quest'oggi vi trasmetteremo un servizio di Barrus Le Arti Marziali in TV, dedicando un ampio spazio al settore judo della Figcam. In questo weekend si è svolto lo stage di aggiornamento degli insegnanti tecnici della Campania. Intensi gli approfondimenti tecnici svolti, ma di importante rilevanza è stata la relazione della Commissione Propaganda e Sviluppo sulla necessità di sviluppare un nuovo protocollo di norme comportamentali, psicologiche e pedagogiche atte a favorire una maggiore affluenza e al mantenimento dei ragazzi nelle palestre. Il lavoro è stato presentato dal maestro benemerito VII Dan Gennaro Muscariello, che vista la sua cinquantenaria esperienza sul tatami ha coinvolto la numerosissima platea nell'analisi attenta del momento storico-sociale che viviamo e sull'enorme potenzialità che la disciplina del judo ha in sé. Valori, contenuti, soluzioni che con entusiasmo e passione il maestro Muscariello ha messo a disposizione dei colleghi istruttori e maestri. Un excursus che è stato molto apprezzato e punto di partenza di ulteriori approfondimenti. Siamo con il vicepresidente del settore judo della Figcam, il maestro Bruno Di Santo, per questo stage di aggiornamento per il 2020. Uno stage che ha visto la partecipazione di tantissimi maestri e con due giorni di lavori divisi per allenatori e maestri. In effetti sono due giorni di intenso lavoro diviso in quattro gruppi perché non abbiamo mai superato le 50 unità. Di presenza tutti quanti i tecnici che hanno rispettato con mascherina e tutti i protocolli che abbiamo rispettato. E il lavoro è stato un buon lavoro fatto proprio dai vari istruttori e risorse della nostra regione e si è spaziato sia dal promozione e sviluppo per cercare di riprendere dopo questo terremoto che è stato il Covid. E poi abbiamo affrontato delle tematiche tecniche con istruttori di altissimo livello che sono chiamati in tutta Italia a fare corsi di aggiornamento. E poi abbiamo avuto anche il professore Vivona che ha trattato un po' diciamo la parte che riguarda il gruppo amatoriale e i benefici che ne trae dalla pratica della nostra disciplina. Maestro Muscariello, presidente della Commissione Propaganda e Sviluppo, quest'oggi qui allo stage di aggiornamento degli insegnanti tecnici, un momento veramente importante. La Commissione ha portato avanti un lavoro in questi mesi interessante che può aiutare il prosieguo del judo in Italia. Sì, un lavoro importante, Gianni. Infatti il Comitato Regionale Campano, unico in Italia, grazie all'intuizione del maestro Di Santo, che è il responsabile, ha deciso di dare al Comitato Regionale diciamo, una duplice via. La prima, quella dell'agonismo, e quindi quella che porta i ragazzi alle gare, i campionati italiani, alle Olimpiadi, e la Campania, voglio ricordare, primeggia sotto questo aspetto. E poi un'altra via,
quella della promozione, cosa fare per far venire la gente in palestra, cosa fare per rassicurare le famiglie in questi tempi di pandemia, che naturalmente in ogni famiglia il problema c'è ed è anche piuttosto grande. Allora, la commissione che io presiedo, che è quella della promozione e sviluppo, si è data da fare durante la chiusura che ha riguardato tutte le attività d'Italia. Noi non ci siamo fermati, ci siamo seduti attorno a un tavolo, io insieme ad altri maestri, e ci siamo posti il problema: come possiamo fare per cercare di cambiare passo rispetto a quello che sta accadendo per via del Covid-19. E così abbiamo dato delle risposte. Abbiamo inserito in un opuscolo che abbiamo consegnato a tutti i maestri presenti, e quindi abbiamo spiegato un po' certe considerazioni che tutti quanti noi avevamo fatto. La cosa è stata molto seguita, è stata molto bella, tutti i maestri hanno dimostrato attenzione, hanno capito benissimo che il momento è difficile e che bisogna veramente, come dicevo prima, cambiare il passo. Quindi la scelta fatta dal Comitato regionale si è dimostrata vincente. Naturalmente non ci fermeremo ai bambini dai 4 ai 10 anni, andremo oltre, e adesso cominceremo a studiare un po' come far avvicinare al judo, non dico gli anziani, ma le persone adulte, perché tutti credono che il judo si possa fare soltanto quando si ha 10 anni o 15 anni. No, il judo si può fare a qualsiasi età. Noi abbiamo degli strumenti educativi fondamentali, degli strumenti didattici fondamentali per far fare judo anche a chi ha 40 anni, a chi ha 50 anni, a chi ha anche 60 anni. Quindi è un modo bello, simpatico, invece di andare a correre sotto il freddo così in maniera empirica, senza alcuna condizione, diciamo anche teorica, dell'allenamento. Si viene in palestra, si viene accolti da un maestro che sa cosa insegnare, e vi faccio vedere, cari amici, mi sto rivolgendo a chi a quell'età, potrete trovare veramente tanti benefici e tante cose. Quindi il mio impegno è quello di portare la nostra commissione a studiare questi aspetti e poi a fare la stessa cosa, mettere su per iscritto tutto ciò che abbiamo pensato e proporlo a tutti quanti voi. Bene, con l'osservanza e la prudenza delle linee guida del governo siamo riusciti fino a questo momento a garantire che nulla succedesse alla salute dei nostri partecipanti. Come noto, tutti avevano le mascherine e tutti si sono prodigati in modo ottimale ad osservare le disposizioni dello Stato, del governo. E poi è importante poter ribadire dei principi di evoluzione dello sport, perché tutto cresce, compresa la nostra disciplina, ci dobbiamo adeguare anche qui con i tempi, allo scopo di avere poi risultati, anche alle Olimpiadi. Io porgo un ringraziamento a tutti i partecipanti, i quali hanno avuto la sensibilità, il buon senso e l'amore per la disciplina, ad essere qui presenti e farlo con amore, con impegno e con interesse. Quindi ringrazio loro, perché la nostra disciplina deve evolversi e continuare nei meriti che gli compete. Pino Maddaloni, ti ho visto interessato qui durante la manifestazione del nostro stage di aggiornamento, sempre presente, sempre attento a tutte le problematiche che vengono portate avanti. Sempre pronto ad imparare. Il tatami mi ha insegnato tanto, oggi in queste giornate ho incontrato tecnici più esperti e che mi hanno passato delle loro esperienze, non solo judoistiche, a volte anche dei messaggi. A volte io sono anche un genitore, e ascoltare genitori che adesso hanno un'età intorno ai 70, ai 65 anni, mi è stato utile.
Un messaggio a tutti i genitori che devono portare i ragazzi in palestra e dell'alto valore che ha la nostra disciplina. È incredibile quante cose impari un bambino quando sale sul tatami. Correre senza scarpe, ma mi sembra che noi non nasciamo con le scarpe e il bambino ritrovi un qualcosa che ha avuto, ecco, quando era nella pancia della mamma, appena nasce, e poi trova un'altra famiglia, un altro genitore che è il maestro, tutti dei fratellini, e che gli passano veramente delle esperienze di vita. Impari a cadere nel judo, impari a rispettare quello che indossi, la cintura, il judogi, ma potrei andare avanti per ore a parlare di cosa impari in questa meravigliosa disciplina che è il judo, le cadute, quante volte nella vita cadiamo e dobbiamo imparare a cadere, c'è anche un modo per cadere, e non parlo solo dal punto di vista pratico, e c'è anche un modo per rialzarsi. E ci sono tante metafore, ci sono tante lezioni nella quotidianità di un piccolo judoka. Io ho iniziato quando avevo 3-4 anni, oggi ne ho 45, ma mi sembra sempre che sto iniziando. Infatti sento a volte tante frasi stupide, ma adesso ho 25 anni, ho 40 anni, ho 50, ma potrei imparare? E poi c'è quell'altra frase che tutti conosciamo. Non si finisce mai di imparare, allora perché a volte pensiamo che puoi approcciare a uno sport, a una disciplina, solo quando hai 4-5 anni o 3 o 7? Iniziamo con tanto entusiasmo e vi aspetto sul tatami. Ciao! Sandro Piccirillo, tecnico di grandissimo livello, fa parte del gruppo che guida i cadetti per quanto riguarda l'Italia. Parliamo di questo momento e di questo stage che è stato fatto con rispetto di tutte le regole anti-Covid. Sì, buongiorno a tutti, finalmente ci siamo un po' rivisti tutti i tecnici, e quando c'è un corso di aggiornamento annuale alla fine ci si ritrova tutti quanti per lo stesso amore, per la stessa passione e per tanti per lo stesso lavoro, il judo. E sì, sia ieri che oggi, ieri con gli aspiranti allenatori e allenatori, oggi con gli istruttori e maestri, abbiamo portato avanti delle tematiche che vanno dai bambini agli adulti, e con nel mio caso una progressione didattica tale da poter diciamo con gli anni diciamo rendere la cosa un po' più facile nell'apprendimento. Chiaramente è un momento difficile per noi sportivi, ma penso un momento difficile un po' per tutti quanti, e questo che è il nostro sport, è uno sport dove si andava a socializzare, si andava a fare, ecco, contatto per trasferire le proprie energie all'altro, per fare da compagno, da amico. Adesso purtroppo tutti i ragazzi si stanno allontanando e purtroppo questo grossissimo problema li sta portando ancora di più ad essere asociali, e quindi questo sarà in futuro il grossissimo problema dei nostri giovani. Quindi speriamo che ecco, possa piano piano cambiare le cose, perché lo sport non faceva altro prima del Covid di poter far socializzare, integrare tanti ragazzi, quindi anche ragazzi che ci portano in palestra che hanno grossi problemi. Allora con il judo invece si andavano a risolvere, ad aiutare problemi seri, e adesso loro saranno quelli più tartassati da questa situazione assurda.
questo Gianni Ivona, prima cosa complimenti per questo sesto Dan che è arrivato in questa giornata. La sua esperienza come medico per quanto riguarda questo momento che stiamo vivendo, ma soprattutto un'idea del grande valore del judo, come può aiutare la nostra disciplina anche ad affrontare questo momento? La ringrazio innanzitutto per gli auguri che mi ha fatto per il mio grado sesto Dan conseguito oggi. Comunque le volevo dire, ribadire, come ho già detto durante la lezione sulle varie forme che può assumere il judo, che tutti lo vedono soltanto come una fisicità, un agonismo, una forma di difesa personale, ma anche una profonda spiritualità e un risvolto intellettivo, perché il judo in effetti è un metodo relazionale. Il judo non è quello che tu fai fisicamente. La fisicità del judo è quella che ti permette di raggiungere una tranquillità interiore con la quale ti puoi confrontare con gli altri e con gli ostacoli e le contingenze della vita. Ti dà il modo migliore per poter affrontare, e anche se esci sconfitto, non sei mai sconfitto, perché come dice un antico proverbio zen, cadi 6 volte e risollevati 7.